Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Assassin's Creed 2. Ebbene sì, ragazzi, siamo ritornati a fare un po' di episodi caricati, anche perché questo episodio lo sto registrando subito dopo la live che abbiamo fatto sulle tombe degli assassini, quindi sui sigilli, eccetera, eccetera. Come potete aver visto in basso a sinistra, abbiamo sprecato un po' di fiorini. Perché? Perché siamo andati a comprare. Sono andato a comprare un po' di roba. Come potete vedere, ho comprato qui a Monteriggioni la mappa di dove sono tutti i vari scrigni, fra parentesi, e poi ho comprato un bel po' di ritratti dipinti dal mercante d'arte. Ma ora, bando alle ciance, ragazzi. Andiamo finalmente avanti nella storia principale dopo due episodi, anzi tre episodi che ci hanno fatto un pochino tribolare, soprattutto l'episodio 11, no, l'episodio 10 che purtroppo abbiamo dovuto staccare subito dopo pochissimo, l'episodio 11 lunghissimo per cercare tutta quella roba a Forlì e poi l'episodio 12, Ezio, l'episodio qui! scorso. Sono qui! Sì, un attimo, Leonardo, fammi finire. L'episodio scorso dove siamo andati a prendere i vari sigilli nelle tombe degli assassini. Quindi parliamo con Sì, Leonardo, Ezio, così almeno mi hai sta salvato la zitto. vita. Ho fatto quel che occorreva. Tu avresti fatto altrettanto. Ne dubito. Il valore non è il mio forte. Ti sono debitore, amico. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! Quello è il traghetto. Venezia ci aspetta. Il lasciapassare? Di che parlate? Non hai un lasciapassare? Non si entra a Venezia senza lasciapassare. Chi va invitato? Nessuno. Basta. Allora niente da fare. Tranquillo, Leonardo. Mi inventerò qualcosa. Non statevene lì impalate, mi serve aiuto! Allora, aiutiamo la donna che urla a tornare sulla riva. Allora, purtroppo sì, sembra che nel 1400 serva un lasciapassare per andare a Venezia. Non so per via di che cosa, mi sembra qualcosa di politica. Ora, non me lo ricordo, quindi cosa stiamo facendo? No, 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 ferma, 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 ferma. Allora, rema. Ok, perfetto. Quindi, il nostro carissimo Ezio. Ah, come avete potuto notare, come avrete notato, qui ho cambiato la cappa perché andare con la cappa dei medici a Venezia non so se sarebbe stata una buona cosa. Che Diavolo combinati! combino? Mi sto salvando! Senza una barca, che intendete fare? Trascinarmi? Prendete la barca! O non sono sulla barca. Madonna! Oh, siete carino! Le donne vi apprezzeranno. Ho detto Maron, no Madun. Non cercavo di far colpo, solo di aiutare qualcuno in difficoltà. Esattamente il motivo per cui fate colpo. E voi siete messer... Ezio. Auditore, ma vi prego, chiamatemi Ezio. E tu, Caterina. Ora, Ezio, Forza. ti meriti una giusta ricompensa. Hai qualche suggerimento? Forse c'è. Sì, signora. Come volete, signora. Non ti darà più disturbo. Ho provveduto io. Grazie, Caterina. Forse ci incontreremo ancora. Se mai dovessi trovarti a Forlì, sarebbe un piacere porgerti il benvenuto. Non vedo l'ora di godere della tua ospitalità. E ne godrai, Ezio, ne Vi godrai. prego di accettare le mie umili scuse, signore. Se avessi saputo... Non datevi pena, amico.
Molto bene, abbiamo terminato questa mini missione. E ora saliamo. Sta attento, Ezio, lo sai chi era quello? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito, il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Il mio tipo di donna, insomma. Ok, e quindi siamo salpati finalmente. Balzo della fede, salto della fede. Oh, non l'abbiamo... Vabbè, lo sappiamo di già. Cosa succede? Va benissimo. Fai progressi straordinari. Straordinari è un parolone. Allora, perché ci fermiamo? L'esposizione prolungata all'Animus può avere... effetti collaterali. Magnifico. Non c'è da preoccuparsi. Non hai mostrato nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Ma non sono 12 episodi, ci sto dentro. Allucinazioni temporali, problemi di consapevolezza multipla, realtà sovrapposte, cose così. Quindi mi state dicendo che... Stiamo dicendo, Desmond, che se non stai attento potresti fare a meno dell'Animus per incontrare i tuoi antenati. Che non sarebbe male, sempre che fossi in grado di controllarlo. Finora però nessuno ci è riuscito. Il soggetto 16. Abbiamo delle protezioni. E loro l'hanno tenuto nell'Animus per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque, vorrei controllare la tua ritenzione dell'abilità, vedere se hai assorbito qualcosa da Ezio. Io ci sto. Bene, raggiungimi di sotto quando vuoi. Ora, ragazzi, non è per cattiveria, non so quanto saremmo stati lì, però... Lucy se la poteva cambiare la maglietta sporca di sangue, no, eh? Muo'. Va bene, andiamo di sotto. Su Desmond, corre, 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 corre. Ok, ci allora, sei. Piano. Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Andiamo. Che senso conservare? Ad apprendere, vorrei dire. Quelli dell'Abstergo sono là fuori che ci stanno cercando. Sono meglio finanziati ed equipaggiati, perciò prima o poi ci troveranno. Dobbiamo essere pronti per quando sarà il momento. Voglio che attivi il sistema difensivo del magazzino. Come arrivare ai sensori e a far tutto. No, dai, nemmeno un indizio. Apri gli occhi, Desmond. Eccolo! Lucy, vedo delle cose. Le allucinazioni durano più di 30 secondi? No. Allora non c'è di che preoccuparsi. Eccomi, scusate, mi sono tornato. C'era un allora, problema con l'audio, poi è entrata mia suocera, quindi va bene. Di Ezio. Il tasso di acquisizione è fantastico. Un paio di giorni avremo finito. Da che parte? Ora, per non farmi male, io vorrei scendere da qua. Che ne dici, Desmond? Sì, ti piace? Ti piace scendere da là? E si salta da qua. Quante ce ne sono? Oh! Stadtbone. Chi è? Ok, adesso dimmi, perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevo tornare a impersonare Altair, seguirlo nei suoi primi anni. Tutto è iniziato col 16. Ah, il buon vecchio soggetto 16. Mi ha ritinteggiato la stanza col suo sangue. Avevo esaminato il suo incartamento. Vidi che aveva evidenziato un paio di sessioni dell'Animus, un gruppo di antenati diversi, date e luoghi differenti. L'antica Africa, il Medio Oriente. Ma verso la fine divenne ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Cripta, Mi mancano alcune delle sue ultime sessioni dell'Animus. E le sessioni che ci sono, dopo tutto quello che i Templari gli hanno fatto, dopo tutto quello che io gli ho fatto... Tutto confuso.
Se non avessimo forzato la mano con 16 avremmo già le risposte. E forse lui sarebbe ancora vivo. Bene, hai già detto tutto te. Cercate sia il codice che la cripta. Sapevo che avevi un antenato in Italia che era al centro di tutto questo. Oh mamma. Oh. Oh, che mal di testa. Per oggi basti. Dovresti riposarti un po'. Lucy, quel che è successo al 16 non è colpa tua. Eri una prigioniera tanto quanto me. Grazie. Buonanotte, Desmond. Buonanotte, è ancora giorno. Ok, e noi andiamo. Ritorniamo nella... nell'Animus. Oh. Chi è questo? Oh. 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 Chi è? Ah, vabbè, qui ragazzi è una storia un pochino lunga perché fecero un gioco per la PlayStation Vita, no, la PlayStation Portable, PSP all'epoca, che trattava proprio Altair e questa tizia, sembra si chiama Maria. E Altair? Maria, sì, si dovrebbe chiamare Maria. Non sono neanche nell'Animus. Devo essere svenuto. Ho fatto un sogno strano. Era un bel pezzo che non dormivo. La cosa non dovrebbe sorprendermi. Vorrei farla andare un po' avanti, però è... Quella cosa bella è che non mi ricordo se Maria era... No, una templare oppure no, non me lo ricordo. Ah, quanto mi sarebbe piaciuto portare Assassin's Creed 1 sul canale, però purtroppo non hanno mai fatto un remastered del primo e sulla 3 ho un po' difficoltà a registrare. Cioè, ho la possibilità di registrare, però... file, non so perché, ma non mi vengano fuori bene, ci mettono un casino a caricarsi. Sì, ciao. Allora, vediamo. Da che parte saliamo? Beh, di qua, naturalmente, vero? Cioè, questa voce di sottofondo chi è? Sì, un templare, Maria. È la donna di Agri. Come si chiamava? Maria, sì. Chissà che cosa vuole da lei. Però, questo non me l'aspettavo. E qui, ragazzi, come vi ho detto, si chiamava Chronicles of Altair, o Chronicles, o... qualcosa, insomma, era appositamente per la PlayStation Vita e per la PSP. Non so se si possa scaricare anche sulla PS Vita, però boh, non so se lo porterò. Perché non seguo Altair? Sono bloccato qui con Maria. Oh, cazzo. Significa che questo è un sogno assurdo. Ebbene sì, ragazzi. Quindi abbiamo un assassino templare. Maria, alzati. Cosa stai facendo in terra? Su.
Tirati su. Brava. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci stavamo. Ehi, stai bene? Sì, tutto bene. Strani sogni, tutto bene. Va bene, lascio che ti prepari. A dopo. Ah, gentile unirti a noi. Scusate, nottataccia. Che professionista e che approccio professionale. Lascialo in pace. Oh, scusa tanto se richiamo qualcuno al proprio dovere. Baci te dentro l'animus, Sean. Sean, per favore. Va bene. Allora, sarebbe bellino ora andare a chiacchierare un po' con loro, però qui che cosa abbiamo? Oh, monte di simboli, monte di sigilli, ma entriamo nell'animus, dai, molto meglio. Sperando non bisogna andare a parlare davvero con loro. No, ok, non si deve parlare con loro, perfetto. Per forza. Ed eccoci qua ragazzi, Repubblica Veneziana 1481, la Serenissima Repubblica di Venezia. Abbiamo il Ponte di Rialto. Allora, qui ragazzi, prima di andare avanti con la storia principale, e voglio andare avanti perlomeno fino alla fine dell'episodio, andiamo un attimino a... non andiamo a fare una beneamata secchia, perché purtroppo mi sa che ci vuole... sì, mi sa che ci vuole l'abilità speciale... Ma forse no, forse ce la facciamo. Ci vuole l'abilità speciale che otteniamo un gocciolino più avanti nel gioco, ma proprio poco più avanti, eh? E la andremo a sbloccare in questo episodio prima di andare a fare la sincronizzazione della zona, perché lo vedrete. Quindi andiamo a sincronizzare almeno questo unico punto di controllo, poi dopo parliamo con il nostro carissimo Leonardo. Pa. Ora Leo, vediamo se c'è già la possibilità di avere un altro sigillo dell'assassino. No, c'è solo il coso templare. Allora, il prossimo sigillo e l'assassino si dovrebbe trovare in piazza San Marco. Ora non mi ricordo se si sblocca cosando la zona oppure no. Boh. Va bene. Lo vedremo più tardi. Attualmente continuiamo con la missione. Maestro Da Vinci? Sì. Ben arrivato. Mi chiamo Alvise. Il signor Donà mi ha chiesto di accompagnarvi alla bottega. Siete pronto? Allora, fai un rapido giro di Venezia con Alvise. Ora mi vengono battute un pochino sconce sul nome Alvise, però. Vediamo. Allora, data di nascita 1448, professione facchino, origine di Venezia, originario di Venezia, Alvise lavorò per molti anni come facchino, finché convinse dall'invisibilità della... alla vincibilità della Serenissima, si arruolò in Marina nel 1500, si trovò ad affrontare a difendere la fortezza di
dal mondo dei turchi, ottimo. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti. Bello, altrettanto stabile e perfetto. E che l'è? Ah, il ponte di alto. Venite, vi mostrerò le sue meraviglie. E qui abbiamo il primo simbolo. Il ponte di Rialto. Guardate l'eleganza con cui si staglia sul Canal Grande. Simbolo di unità e orgoglio veneziano. Bello il legno, ma Firenze, Ponte Vecchio è meglio, molto più bello. Eccoci qua. E non è il legno. Giacomo di Rialto, la chiesa più antica di Venezia. Non è splendida? C'è anche un orologio d'oro. Magnifico, eh? Cioè. Seguitemi, c'è altro da vedere. O fammelo vedere. Attenzione, in seguito ai recenti eventi verificati della festa in San Paolo. Questo è il mercato di pesce. In un'altra città puoi eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete, da terre lontane e vicine, c'è... Avevamo detto di stare a casa. Ma ho pagato il nolo. Ho tutto il diritto di vendere qui. Emilio non è d'accordo. No, no, fermi, fermi! Proseguiamo il nostro giro altrove. Cosa sta succedendo? Leonardo? Guarda, non è curiosa. Ti spiace comprarmela? Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione! È una donna, se non vorrei dire. Ti ha anche rubato il coso. La saccoccia per portafoglio. Questo è il Palazzo della Seta, dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente vi inviterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione... Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire i mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa resistenza, anche violenta. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre sciocchezze del genere. Baggianate, a mio avviso. Baggianate. M'hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Il doge lo verrà a sapere. Vi denuncerò al consiglio. Tanti auguri, amico mio. Che state facendo? Sei in arresto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! Oh mio Dio. Ok, dovremmo essere arrivati alla bottega di Leonardo, giusto? E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbiamo badato a spese per realizzarla. Vedrete, è perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Infine ci siamo. Come dire, me la dai la mancia. Ti va di entrare? Magari più tardi. Devo visitare il Palazzo della Seta e ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare. La porta è sempre aperta. Lo farò, Leonardo, lo farò. Di nulla. Ok, francamente, dato che siamo qua, perché non approfittare? Leonardo! Ezio, che bello vederti, posso aiutarti? Ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Magnifico? No, ne abbiamo recuperate 5 o 6, ragazzi, non me lo ricordo. Se distribuisco queste lettere, ecco fatto.
Allora, 5 pagine del codice decriptate, decifrate. Ti ho trovato un bel posticino da esplorare dove potrai provare le tue abilità. Santa Maria dei Frari, l'ho segnata sulla mappa. Santa Maria di che? Cosa? Aspetta. Santa Maria dei Frari, abilità. Tario, mappa. Cosa sta succedendo? Allora, va bene, dobbiamo andare al mercato della seta, ok? Ma cosa? Santa Maria dei Fari? Rifugio Templare, ah, ok, un rifugio Templare. Ottimo. Però prima andiamo al Palazzo della Seta, continuiamo. Allora, no, Osho. Qui mi sa che c'è una pagina del Le migliori codice. cure per il gregge di Sì. Cina. L'unica cosa è che Nell'altro purtroppo. conflitto che serpeggia tra i turchi, oggi si incontreranno il Doge e i Dieci per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di Ce la farò ridurre le arrivare emissioni lassù? di No. Eccolo! Lì! Addirittura. Presto! Ci sta Così seminando! tanto? Oh, E che cosa ha Madonna. fatto? Forza! Lo stiamo perdendo! Sì, qui ce la facciamo a salire, ragazzi. Bene. Sincronizziamo anche questo punto. Poi dopo andiamo avanti nella storia principale. Poi capirete vedrete, e ve vedrete perché. Lo vorrei fare un gocciolino più lunghetto questo episodio. Però, perché, niente, bene non dirvi niente, capirete tutto più avanti. Questo si è autosuicidato, grande. Allora, diventiamo anonimi, meglio. Ok, inizio missione. Allora, mi Come raccomando, guardate faccio? bene questa scena. Scalo il muro. Niente da fare. È un salto impossibile. Devo trovare un'altra strada. Aspetta. Oddio. Porca trottola. Mi serve il tuo Io ti ho aiuto. già visto. Dobbiamo andare. Non ti sei mai scusata per avermi urtato. Subito! Va bene, dove si va? In canale. Questo non restringe molto il campo. Ok, aiutiamo questa rosa, che francamente ancora non ci ha detto il suo nome, però boh, Scappatevi vabbè. sotto che vi apro in due. Allora, vediamo se la mia tattica è giusta. Ora vado con lui. Ah, Allora. quanti! No. Ok. Ottimo. Dai, Gesù! Sì, pure. Ottimo. E sì, che te zoccate. Oh! Ah, no! Come ti permetti? Perché non chiami tua madre ad aiutarti? Non La riesci? pagherai cara! È una promessa! Ho capito, Rosa, dove sei? Oddio, cosa sta succedendo? Oh! Stai facendo? Oddio, perdonami! Sbrigati! Arrivo! Detente! Stavolta tua madre non può aiutare. Avanti, mi stai annoiando! Prego, lasciatemi stare! La chiamerei meglio da sola. Ok. Oi, Rosa, mi ha fatto male. Sia pure. Dai,
Dove si sta andando? Si avvicinano. Muoviti allora. Che stai facendo? Fregati! Io ti sto seguendo, ciccia. Sei te che stai andando a destra e a sinistra. Non si misura in monete. Abbattetelo! Come abbattetelo? Ti voglio morire per prima. Fare la zona più sicura. Ma che cosa aspetta? Oddio, qualcuno chiama le guardie! C'è una vicina qui! Pensi di... Presto si avvicinano, Rosa. Sono dietro di te. Dove stai andando? Ma perché torni indietro? Che cavolo sta facendo? Sta? Ma porca miseria. Ma mi dici dove vai? Ancora? Ma basta, maledizione. Ora sì. Ora lui. Ok. Rosa, sei mezza morta, muoviti. Ancora. Ma porca di quella miseria. Sono qui con te. Non fatemela scappare. Me la caverai meglio da sola. Non solo. Ma vaffanculo, dai, Rosa. Dovuto restare a casa. Stai indietro. Santa croce. Proteggimi. Verga. Che stai facendo? Sbrigati. Rosa, sto arrivando. E che te stai andando? Che cavolo di giro fai? Ragazzi, mi sa che la CPU del gioco è andata a farsi benedire. Ma non vi ho presa. Cristo, la gamba. Oh, finalmente. Dove si deve andare? Rosa. Onorato, mi chiamo Ezio. Lo so. Come lo sai? Come sarebbe che lo sai? Meno male, respira. Sei fortunato. Vabbè. Addio per ora. Avanti! Ugo! Ugo! Rosa è ferita. Passamela qui. Faremo il tragitto in barca. Fa piano. Vai, Ugo! Andate, mi occupo io delle guardie. Non dovresti stare qui. Vai. Fermatelo! Allora, una fatta. Oh. Sì, Ciccio, un attimo. Un attimo. È qui, assassino. Vai. Poi? Dove sei? Vai, rema. Continua così, Ezio. Apriti la strada. Sì, ma voi muovetevi, ragazzi. Io apro la strada, ma voi datevi una mossa, eh. Ah, sapete cosa si fa? Coltellino. José o coltellao. Morto? No. Morto? Sì. Dai, su, ciccio.
Muoviti, Honko, di sta barca. Arrivo. Dove credi di andare? Come ti permetti, ovvio. Arrivo. State calmo. Oh vai, dove siete? Siete ancora là? Oh mamma mia. Non ci sono coltelli al lancio. Ok. Altri? Sì, uno lassù, però voi siete ancora lontanini. Ci tirano contro! Proviamo. Vai. Vai che ce la facciamo. Lo so che sono troppo distante. Ma non stanno nemmeno avanzando. Ah no, ok, ora sì. Buono. Dov'è? Eccolo. Ma fila via te. Ok. Dov'è? Dove credi? Ok, poi sembra che non ce ne siano altri. Fateci vedere i vostri trucchi, signore. Vuoi vedere un trucco? A chi serve un sasso? A me no. Ma che salas? Se solo Mr. Giraldi potesse vedermi. Oh, finito le medicine? Abbiamo finito le medicine, ragazzi! E dai, su, muoviti. Forza. No, abbiamo preso una piuma. Maledetto! Porca puzzola! Ah, maledizione, ragazzi! Maledizione! Abbiamo preso una piuma! Porca budrilla! Io boia! No! È morto, idiota! Pregherai più tardi! Porco devo vedere! Demonio. Devo vedere Antonio! Attento! Lascia fare a me! Va a cercare Antonio! Cristo Ugo, fa come dice! Qua l'ultimo arrivato dagli ordini! Certo! Che stanchezza! Ehi! Svegliati! Ci serve aiuto. Dov'è Antonio? Rendetevi utili, fatele spazio. Mettila giù, qui. Bene, agli ordini. Dove siamo? A casa. Hanno chiamato aiuto. Grazie. Rosa, che è successo? Tiratemi via quest'affare. Calma. Prima diamo un'occhiata. Non ha toccato l'osso. Meno male. Tirala fuori! Rosa, dobbiamo evitare... Ora! Come vuoi. Tenetela. Mi spiace, piccola. Mi spiace! Ficcatelo nel culo, il tuo mi spiace!
Va a cercare Bianca e fai in fretta. Dammi una mano. Come? Prendi una pezza pulita. Quando tolgo la mano, premi la pezza sulla ferita. Sei pronto? Ora! Porca puttana! Ben fatto. Lavori bene sotto pressione. Grazie. Ha un bel caratterino. Avanti, portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! A te, a quella grandissima troia di tua madre! Ehi! Grazie. Rosa mi è molto cara. Dovessi perderla. Ho sempre avuto un debole per le donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di te, Serauditore. Delle tue imprese a Firenze e nel resto della Toscana. Bel lavoro. Anche se un po' grosso. Allora sai perché sono a Venezia. L'immagino. Quando hai un momento, vieni a trovarmi nello studio. Dobbiamo parlare. Ok ragazzi, abbiamo terminato qui la missione e siamo andati. Allora, Gilda dei Ladri di Venezia, c'è un... bene sì, c'è un glifo, però lo vorrei andare a prendere nel prossimo episodio, vorrei terminare questo episodio e lo terminiamo non appena parlato con Prego. Posso offrirti qualcosa? Lui. Biscotti? Caffè? Cos'è? Caffè? Un preparato interessante, me l'ha portato un mercante turco. Prego, assaggia. Un po' amaro, se posso dire. Sembra che manchi qualcosa. Non so, hai pensato di aggiungere dello zucchero? O latte? Immagino che ci si debba fare l'abitudine. Bando alle ciance. Che stavamo dicendo? Non so, parlavi te. La sconfitta al palazzo ci è costata cara. Ci vorrà tempo per riprendersi. Emilio ne approfitterà per rafforzare le sue difese. E continuare a opprimere il sestiere. Abbiamo lo stesso scopo, anche se per ragioni diverse. Perché non unite le forze e ci riprovate? Agire in fretta causerebbe solo altre perdite. Dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani. Ma io non posso stare qui ad aspettare. Ne voglio che tu lo faccia. Lavora per noi, invece. I miei uomini si stanno già riprendendo. Ma da loro ti metteranno all'opera. Prima li avrai aiutati, prima potremo colpire. Molto bene, Antonio. Accetto. Saggia decisione. Ok, perfetto. E qui abbiamo delle missioni multiple, ma... andiamo subito a parlare con Rosa perché dobbiamo ottenere l'abilità che ci dà lei. Salute, e Rosa. Poi terminare l'episodio. Come ti sembra Venezia? Ha un certo fascino. Ma come sopportate il tanfo? È tremendo. Dunque, cosa ti porta da me? Avrei un favore da chiederti. E sarebbe a dire? Voglio imparare ad arrampicarmi come fai tu. Oh, va bene, posso farlo. Cioè... io non posso, ma Franco sì. Franco, muovi il culo! Che delicatezza. Mostra in cima a quell'impalcatura. Inizia in posizione appesa. Poi salta verso la sporgenza. Appena ci arrivi, afferrala bene. E spingiti in alto. Ecco, visto come si fa? Sì, credo. C'è solo un modo per saperlo. Provaci su. Ok, e quindi andiamo a imparare la tecnica di salto ascensionale da Rosa. Scusate, mi sta... un secondo solo, mi sta vibrando il telefono. Aspettate, ragazzi, rispondo a un messaggio che è abbastanza urgente. Ok, ottimo, bene. Allora, quindi da appeso dobbiamo saltare. Salve, e Ezio. Premere tondo, saltare, premere tondo, saltare, Avverrà premere tondo. La sporgenza all'altezza del salto. Ottimo. Ok. Beh,
Com'era? Ho visto di meglio. No, va a cagare. Mi ferisci con queste tue crudeli parole. Va bene, smargiasso. Mettiamo alla prova le tue abilità. Ti ascolto. Vediamoci davanti ai frari. Molto bene, e abbiamo ottenuto l'abilità di salto. Quindi, capacità di salto ascensionale appresa. Chi sei? Da che parte mi hai chiacchierato? Ah, ok, sono quelli. Perfetto, perfetto. Bene, ragazzi, allora, quindi, nel prossimo episodio di Assassin's Creed andremo a esplorare e a sincronizzare tutta questa zona della... Dove siamo? Non si ricordo... Oh là là là. Abbiamo anche una pagina del codice, ma andremo a prenderla più tardi in un prossimo episodio. Quindi, per ora ragazzi, questo è tutto. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche, perché così almeno non vi perdete nessun episodio di Assassin's Creed 2. E anche altre due cose, come al solito un bel pollicione in su per supportare il canale, anche se non vi va bene lo stesso, cliccatelo, no dai, sto scherzando, un pollicione in su per supportare il canale, ma soprattutto anche la serie di Assassin's Creed 2, così da sapere che vi sta piacendo. Un commentino, se vi piace scrivermi qualche cosa, migliorare qualche cosa, cambiare qualche cosa, se vi va bene, come vi ho sempre detto, ditemi qui nei commenti, se vi piacciono episodi così, nel senso non in live, mi piacerebbe fare altre cose magari un pochino più lunghe, come andremo a fare anche il prossimo episodio di sincronizzazione. Purtroppo ho già preso una piuma non volendo, vabbè, però vi metterò dove è, quindi tranquilli, nessun problema. Quindi niente, ci vediamo al prossimo episodio di Assassin's Creed 2 per andare a sincronizzare la prima zona di Venezia. Ciao a tutti e al prossimo episodio. Ciao!